Tutto pronto per l'America's Cup. Questa mattina i principali attori istituzionali che hanno voluto portare il prestigioso evento bellico a Napoli hanno fornito i dettagli dell'organizzazione durante un incontro con la stampa al Circolo Canottieri. L'incognita di quest'anno riguarda solo la rabbia dei commercianti che da settimane protestano contro la ZTL e che minacciano rappresaglie nei giorni delle regate. Questo è il commento in merito del sindaco De Magistris. Ma infatti io credo che innanzitutto l'obiettivo di tutti i cittadini deve essere quello di contribuire insieme ad avere una città sempre migliore. Quindi bene le critiche costruttive, il disfattismo serve solo a chi vuole far morire questa città. E c'è una fetta piccola però robusta, nel senso che si fa sentire, di città che vuole in realtà la morte della città per metterci le mani sopra. Invece noi dobbiamo ascoltare chi esprime critiche significative, ma francamente avere un atteggiamento disfattista nei confronti di un evento di questo tipo, che Venezia ha fatto di tutto per strapparci e che gli americani sono voluti venire a Napoli perché hanno detto che è il golfo più bello del mondo e hanno visto le persone entusiaste come nessun altro posto, io credo che ci deve far riflettere di quanto noi napoletani siamo importanti e dobbiamo essere più orgogliosi di sentirci napoletani. Per il presidente della Regione Caldoro e il presidente della Camera di Commercio Maurizio Maddaloni, l'appuntamento resta una grande occasione per l'intera città. Che può essere un elemento salvifico per risolvere gli altri problemi che pure ci sono, che sono i tanti problemi che viviamo ogni giorno. Però dobbiamo sempre farne un bilancio positivo, verificare il bilancio positivo. Lo sforzo e la scelta deve poi produrre effetti con un segno più. Ed è quello che noi vogliamo, già nella prima edizione il segno più c'è stato, speriamo chiaramente di poter portare un bilancio ancora più favorevole alla chiusura dell'evento. Noi speriamo che sia il primo di una lunga serie di grandi eventi, al punto tale che diventino i grandi eventi degli eventi ordinari per la nostra città. Carte alla mano, registriamo un incremento turistico sicuramente apprezzabile nell'immediato, ma soprattutto nella prospettiva, perché un evento che ribalta sugli scenari internazionali il nostro golfo, le nostre bellezze viste nelle televisioni di mezzo mondo, significa una pubblicità importante che si fa al nostro territorio. In contemporanea con la presentazione dell'evento, però, sui balconi di Palazzo San Giacomo si è svolta proprio una protesta contro l'America's Cup. A dare vita alla contestazione, i precari del progetto Bros,